Credo che serva un governo forte e autorevole e mi auguro che tutte le parti lavorino nelle prossime giornate perché si arrivi all'appuntamento di mercoledì con un contesto che ci consenta di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane. Si potrà proseguire con questa maggioranza con dentro i 5 Stelle, secondo lei? Ma questo è il nostro auspicio. Io ho sempre capito che il voto di ieri, che questa mancata fiducia era semplicemente connessa ad una scelta di merito particolare legata all'inceneritore di Roma. Io credo che questa scelta sia stata un errore, però ora si tratta di verificare fino in fondo se invece c'è un tema di rapporto di fiducia più generale col governo. Credo che queste ore debbano portarci a sciogliere tutti i nodi e credo che il Presidente del Consiglio abbia voluto porre una grande questione di chiarezza. Io ho massima fiducia nel Presidente della Repubblica e nel percorso che ha immaginato. Credo che sia giustissimo il passaggio parlamentare, è giusto consumare come è naturale, insomma, un passaggio anche di natura formale, e l'auspicio però è che gli interessi del Paese vengano prima di ogni altra cosa. Sarebbe possibile un governo senza il Movimento 5 Stelle a guida Draghi, secondo lei? Ma io credo che il Presidente del Consiglio sia stato molto chiaro, le sue parole sono state molto chiare su questo e credo che vada rispettato fino in fondo il suo punto di vista. Senta, il campo largo è a rischio dopo questo evento, i 5 Stelle che si sono astenuti, non hanno votato la fiducia? Un passo alla volta, ora occupiamoci di restituire al più presto un governo pienamente impegnato al nostro Paese e poi ragioneremo sul resto.